Diceva sempre: arrendersi al presente è il modo peggiore per costruire il futuro. E quindi la prima cosa che mi sento di dire nel parlare di guerra, di pace e di riarmo è che non ci dobbiamo arrendere al presente. Non ce lo possiamo permettere, non è giusto, e quindi dobbiamo comunque fare la nostra parte e continuare a lottare. Cercherò di parlare, prego Barbara di darmi bacchettate sulle mani, perché tra una delle tante cose che faccio io, lei ha già detto, fa tante cose, le persone anziane fanno tante cose. Io manifesto contro la guerra con una rete di donne, una rete internazionale di donne, peraltro nata in Israele, da donne ebree israeliane che si rifiutavano di sentirsi nemiche del popolo palestinese, che si chiama Donne in Nero. Noi manifestiamo in silenzio, ma poi quando ci danno la parola non la finiamo più. Per cui prego Barbara di dirmi: guarda, non ti vogliamo ascoltare più. La guerra devasta vite, ambiente, democrazia, diritti. Devasta anche l'economia. La serata è tutta pensata su quanto ci costa la guerra. Ma io, prima di parlare di quanto ci costa in termini economici, ci costa tanto, ce l'ha già detto anche il segretario della Camera del Lavoro, perché ci costa, perché quello che viene speso per le armi, e che viene speso non solo per le armi, ma per sostenere tutto il sistema militare industriale, sono evidentemente soldi sottratti agli investimenti nel sociale, quindi alla scuola, alla sanità, a tutto quello che ci può venire in mente. Quindi ci costa molto anche in termini economici. E quindi la guerra fa crescere le disuguaglianze, allarga la forbice tra ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri. Però noi siamo in un contesto in cui la guerra è qui. Qui prepotentemente e continua a fare la storia, con il rischio che è già stato evocato dagli interventi che mi hanno preceduto, che questa guerra a pezzi diventi globale e nucleare. E quindi sono tempi davvero difficili per la pace, per la terra, per i diritti delle persone, non solo delle donne, ma delle donne maggiormente. E sono tempi in cui vengono agite delle politiche che sono politiche di oppressione degli esseri umani, di distruzione dell'ambiente, che aggravano la crisi climatica, determinano insicurezza, ipotecano il futuro. Politiche disumane. Eppure, come ci diceva Hannah Arendt, in tempi ancora più bui di questi, anche nei tempi più bui abbiamo diritto a sperare la pace. Allora inizierò dalla prima parte. La guerra devasta vite, l'ha già detto Luciana molto bene, la guerra si autoalimenta, quindi una volta che una guerra è scatenata non è in grado di cessare, da sola non cessa, anzi si autoalimenta e va sempre più avanti. Ed è sinonimo di violenza, di povertà, di mancanza di cibo, di mancanza di acqua, di mancanza di generi di prima necessità, di perdita di casa, di ricordi, di sfollamenti forzati, di vite spezzate, di insicurezza, di mancanza di futuro. La guerra non è quella che viene descritta in televisione, come diceva già prima Giorgio Musso, soltanto in battaglie militari e in numeri di persone morte e in numeri di bombardamenti. Tutta questa parte qui non ce la racconta per niente. Dopo l'invasione russa e la reazione dell'Ucraina armata dalla NATO, perché questo noi lo dobbiamo dire, in Ucraina restano città rase al suolo, milioni di profughi sradicati, milioni di profughi sradicati, oltre mezzo milione di vittime tra militari, popolazione civile, giovani, costretti a combattere molti di loro contro la propria volontà. Legami familiari e parentali distrutti, macerie materiali e spirituali. Non esistono dati ufficiali sul numero di militari uccisi o feriti in Ucraina e nemmeno in Russia, però
perché questo fa la guerra, distrugge anche l'informazione. Bush, quando c'è stata la guerra in Iraq, ce l'ha detto subito: noi non vi daremo le informazioni, quindi una verità non solo nascosta ma proprio inventata. Comunque sappiamo che il numero totale in Ucraina supera sicuramente le 500.000 persone di vittime, di cui almeno 100.000 morti. I civili ucraini uccisi sono più di 10.000, sicuramente più di 10.000, dei quali oltre 500, si pensa circa 600, minori di 18 anni. I feriti sono più di 20.000. Il numero totale di morti e feriti dei militari russi è ancora più nascosto. Si pensa che siano almeno 315.000. Le autorità russe non forniscono i numeri relativi ai civili uccisi a causa di attività di sabotaggio, attacchi compiuti con i droni, e addirittura ci dicono dei numeri che sembrano assolutamente sottostimati. Si parla di 79 civili in tutto uccisi. Questo per parlare di quello che sta succedendo in Ucraina e Russia, senza dire, come ci ha raccontato un bellissimo libro di Raffaella Chiodo-Karpinskij, che Putin ha fatto un'amnistia nelle carceri russe, ha amnistiato persone che avevano condanne a oltre 30 anni di guerra, quindi persone con omicidi, perfino un cannibale, amnistiati al patto che andassero al fronte in Ucraina per solo 6 mesi. Queste persone, dopo 6 mesi, quelli che sono tornati a casa, non è che sono cambiati, la guerra li ha resi ancora più criminali di quanto erano prima, quindi senza contare tutte le vittime che questi tornati nella società russa fanno alla loro stessa società. Parliamo un attimo di quello che sta succedendo a Gaza. L'orrore dell'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, nel quale sono state uccise quasi 1200 persone tra civili e militari e sono state sequestrate, catturate circa 250 bambine e donne di ogni età, alcune ammazzate, altre strupate, rapite per essere usate come merci di scambio, comunque non può rendere assolutamente accettabile lo sterminio a Gaza di un intero popolo. Il numero delle persone morte a Gaza a seguito dell'attacco israeliano ha superato già 35.000 persone e sono più di 76.000 i feriti, secondo i dati del Ministero della Sanità. Sono dati sottostimati perché ci sono interi palazzi di 5-6 piani a Gaza dove le macerie non sono state proprio rimosse, quindi non si sa quanti morti ci siano sotto quelle macerie. Ma non è solo le persone che muoiono, A Gaza oltre 1 milione di persone soffre di fame e di sete. E nel nord di Gaza, in questo momento, si sopravvive con meno di 100 grammi di pane al giorno, 245 calorie. E quindi a Gaza di fame e di sete si muore. A Gaza, quando è scoppiata la reazione israeliana, il primo bombardamento israeliano, c'erano 5.000 donne incinte. Sono donne che sono state costrette a partorire per strada a volte, in rifugi assolutamente inadeguati, senza poter raggiungere le poche strutture sanitarie non devastate, prive di materiale sanitario e farmaci, perché gli ospedali, in dispregio di ogni umanità e diritto internazionale, sono stati bombardati, assediati, occupati, chiusi o sono irraggiungibili. Si stima che il 15% di queste donne incinte avrebbe rischiato complicazioni legate al parto e quindi avrebbe avuto bisogno di cure mediche non assicurate, e muoiono i loro bambini prematuri perché in terapia intensiva senza energia le incubatrici non funzionano. Questo è soltanto per parlare delle vite. Salvare una città, un paese, un popolo dalla catastrofe non è segno di resa o di debolezza.
è segno di amore. Nessuna pace è vergognosa, nessuna condizione è inaccettabile per salvare una città, un paese, l'umanità. Lo abbiamo imparato leggendo Venezia Salva di Simone Weil. Vi consiglio di leggerlo. È un libro profondo che appunto ci dice che non è la resa, è semplicemente scegliere la vita. Devasta l'ambiente. Il titolo di una campagna di Rete Italiana Pace e Disarmo, di cui anche Arce è parte, la guerra ci sta costando la terra. Prima anche Giorgio Musso parlava dei danni al clima. Gli impatti ambientali, diretti o indiretti, derivanti dalle guerre in corso e dalla militarizzazione, sottolineano ancora di più l'urgenza di una pace, non solo per motivi etici, per salvare la vita di chi è sottoposto in questo momento alla guerra, ma per salvare la vita nostra in modo molto egoistico. Questo tentativo di imporre la guerra come unica forma di politica mette a rischio la vita anche nei dopoguerra di guerra, perché sono dopoguerra di guerra. Con la distruzione ambientale, anche qualora venissero usate addirittura armi nucleari, come continuamente viene evocato, la catastrofe sarebbe totale. È urgente porre attenzione quindi anche ai danni che la guerra provoca all'ambiente. Salvare la natura nella quale le persone potranno vivere è importante quanto la nostra accorata denuncia delle decine di migliaia di morti e di feriti che le due sole guerre in corso che coinvolgono il governo italiano con la fornitura di armi all'Ucraina e Israele. L'adesione alle campagne di sostegno agli obiettori di coscienza, la solidarietà a milioni di persone, prevalentemente donne e bambini anziani costretti ad abbandonare il loro paese, e la richiesta di immediato cessate il fuoco. Insieme noi dobbiamo chiedere assolutamente e avere attenzione anche noi a quello che la guerra sta facendo all'ambiente, alla natura. Che senso ha, perché ora si inizia a parlare di ricostruzione, che senso ha parlare di ricostruzione quando l'habitat è già distrutto in profondità? Allora la strada per salvarci e salvare la vita sulla terra, che è devastata da catastrofi climatiche, pandemie, guerre, ce l'hanno indicata tante donne e tanti uomini prima, che hanno lottato prima di noi. Ed è una sola, è quella dell'ecopacifismo, che il partito a cui appartengo anch'io, perché io oggi parlo dell'Arci, ma sono anche di Sinistra Italiana, è una strada che sta percorrendo insieme all'Alleanza Verdi Sinistra. Harriet Otterlo, della sezione svedese della WILF, Women's International League for Peace and Freedom, ha dichiarato: pace significa pace con la terra. Il lavoro per la pace implica la conoscenza e il rispetto della terra. Se distruggiamo l'aria, l'acqua, il suolo a causa dell'ignoranza e dello sfruttamento spietato, non avremo più nulla in cui vivere in pace. Se distruggiamo la terra, non ci sarà pace. Per questo il movimento ecologista è parte del movimento pacifista. E abbiamo detto che devasta anche democrazia e diritti. Lo stiamo vedendo anche qui, anche da noi. La Costituzione italiana è figlia della liberazione dal nazifascismo. Poi Vincenzo Riti ce ne parlerà sicuramente dopo. Le madri e i padri costituenti ci hanno indicato un cammino da seguire per arrivare un giorno ad un paese più giusto, più bello, più felice, un paese costruito sulla pace. Per qualche tempo quella strada l'abbiamo seguita e si sono concretizzati parte di quei diritti che la Costituzione ci chiedeva di attuare, ma da anni invece assistiamo, senza riuscire a contrastarlo adeguatamente, a uno scivolamento del paese sempre più a destra, per inseguire paure irresponsabilmente alimentate. Assistiamo all'impazzimento di un popolo che torna ad accettare la guerra come uno strumento inevitabile, quando non utile o giusto, per derimere le controversie tra i popoli, che torna a delirare di patrie da difendere, di muri da erigere, che negli anni ha trasformato il Mediterraneo in un cimitero marino. Si torna a parlare di economia di guerra in Italia e in Europa, un continente che ha tragicamente vissuto ben due guerre mondiali
e i campi di sterminio nazisti. E così sul lavoro, sui diritti, sulla scuola, sulla cultura, sulle differenze di genere, sull'immigrazione, il paese torna indietro di decenni e torna indietro sul ripudio della guerra. Per parlare dello stravolgimento della Costituzione voglio usare le parole di Teresa Mattei, la più giovane tra le 21 donne elette all'Assemblea Costituente, una donna libera espulsa nel 1938 da tutte le scuole del Regno perché antifascista e nel 1955 dal Partito Comunista perché antistalinista. In un'intervista Teresa Mattei raccontò: al momento della votazione per l'articolo 11, l'Italia ripudia la guerra, è stato scelto il termine più deciso e forte. Tutte le donne che erano lì, 21, siamo scese nell'emiciclo, ci siamo strette le mani tutte insieme, eravamo una catena e gli uomini hanno applaudito. Per questo, quando vedo tutti questi mezzucci per giustificare i nostri interventi italiani nelle varie guerre che aborriamo, io mi sento sconvolta, perché penso a quel momento, penso a quelle parole e penso che non sono le donne che difendono la pace, prima di tutto non ci sarà un avvenire per il nostro paese e per tutti i paesi del mondo. E infine devasta l'economia, dicevamo prima. Non vi voglio pigliare con i dati sull'economia, vi dico soltanto alcune cose. Con il costo di un sottomarino si potrebbero acquistare 9.180 ambulanze. Con il costo di un cacciabombardiere F-35 si potrebbero accostare 3.244 letti. Oppure si potrebbero costruire 387 asili nido. Oppure, e creare così anche 3.500 posti di lavoro. Si potrebbero acquistare 21 treni per pendolari, oppure si potrebbero finanziare 32.250 borse di studio, si potrebbero mettere in sicurezza 258 scuole, oppure si potrebbero creare posti per 14.428 ragazzi e ragazze in servizio civile, oppure si potrebbe coprire l'indennità di disoccupazione per 17.200 persone, o fornire assistenza a 14.742 famiglie con disabili e anziani non autosufficienti.